Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video shopping per la casa random. Siamo stati a Brescia, come al solito, al nostro fantastico commerciale Elnos e abbiamo fatto un po' di giri tra Primark, Ikea, Tiger, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di passare all'unboxing, se non siete iscritti al canale, recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram e su TikTok, dove portiamo ogni giorno contenuti, veramente ogni giorno. Comunque, siamo stati da Primark come primo negozio ed è il primo unboxing che facciamo e diciamo che non ho trovato grazie. Anche semplicemente perché sono andata nel periodo meno adatto, dal momento in cui sta andando via la roba estiva e sta arrivando la roba autunnale. Infatti c'erano tantissimi scaffali vuoti, raga, vi dico vuoti, e quindi ho preso soltanto le cose che mi servivano. Comprato cose inutili. Questa volta non ho comprato cose inutili. La prima cosa che vi faccio vedere è il motivo per cui io sono andata al centro commerciale ed è questa valigia qui. Già ve l'avevo mostrata sul canale, già ne ho una, ne ho presa un'altra perché mi sono trovata davvero benissimo. È una valigia morbida, vedete? Di quelle che vanno benissimo in cappelliera, tipo volo Ryanair, comunque è la misura giusta. E ne ho la certezza, uno perché la mia migliore amica lavorava per Ryanair e lei viaggiava con questa qui, e due perché ci ho fatto un viaggio, quindi so che va bene. Questa volta ho trovato da Primark anche la dimensione successiva, più grande, molto interessante. Mi sa che la prossima volta l'acquisterò perché sono comodissime queste morbide, sottovalutate, sembrano sì delle valigie vecchie, ecco, perché ora vanno di moda quelle rigide, ma quelle rigide si rompono subito e soprattutto con queste morbide la potete riempire molto di più, ve lo assicuro, cioè qua c'entra il mondo. E ho preso uno shampoo secco della sezione travel perché è un 100 ml, quindi si può imbarcare nel bagaglio a mano, visto che dovrò andare a Lampedusa e forse quando uscirà questo video o sono a Lampedusa o sono ritornata da poco, comunque starò ancora in ferie. L'ho comprato, costa 1,50 euro, questo qui è quello specifico per i capelli scuri. Non metterà mai a fuoco oggi, ok, ce la fa. Anche la telecamera ha deciso di andare in ferie. E c'era anche quello normale, solo che era terminato, era rimasto soltanto il tester. Come vi dicevo prima, stand vuoti. Spero di trovarmi bene perché io ho quello della pomelo, con cui mi trovo benissimo, ma il formato è un po' più grande. E poi ho un altro che avevo comprato a Berlino, di un brand che non mi ricordo il nome, comunque super famoso per i shampoo secchi, che mi trovo benissimo, è solo che è grande, 250 ml, non lo posso portare con me, visto che andrò spesso al mare, non è che mi posso lavare i capelli ogni giorno, quindi utilizzerò questo qui quando non mi bagno i capelli, per uscire la sera, per avere una faccia decente. E sempre per la mia vacanza ho preso queste maschere a 90 centesimi, ne ho prese due di ognuno perché ne ho presa anche una per Manuel, poi dice che non lo penso. Principalmente ho preso questa qui al watermelon e acido ialuronico idratante, è nuova, non l'ho mai provata questa qui, e questa qui alla papaya, che in realtà ho già provato, rimpolpante. Costano 90 centesimi, veramente niente, e ve le straconsiglio perché sono molto molto piene di siero. Sono fabbricate in Corea del Sud e sapete che la Corea del Sud è tipo la prima in classifica per quanto riguarda la skincare. Rimanendo in tema skincare, ho preso sempre la mia solita scorta dei pads, questi qui piccolini, che preferisco semplicemente perché io non li utilizzo per struccarmi. Io li utilizzo semplicemente per rimuovere lo smalto, pulire gli occhi a Zeus, pulire le orecchie a Zeus, disinfettare ferite o bollicine. Vabbè, comunque raga, non lo utilizzo per struccarmi perché io amo il burro struccante, e stavo guardando che è un po' più piccolo, però c'è scritto sempre 120, boh, non lo so. Va bene. Quindi molto comodi, molto low cost, costano 75 centesimi l'uno e soprattutto molto morbidi.
Tutto molto. Ho preso poi un altro paio di flip flop, costano soltanto 1 euro da Primark, queste qui semplici. C'erano in nero, in bianco e in lilla. Le prendo per stare in casa o comunque per andare tipo giusto al mare, attraversando la strada, perché io abito proprio di fronte al mare giù in costiera. Ho preso la taglia 40-41, mi trovo stra bene e non mi avete mai con le Hawaiianas, mai, perché sinceramente 26 euro di ciabattine, anche no, cioè ciabattine che poi sono gomma, no raga, no, quelle no. Le Birkenstock vi dico di sì, ma le Hawaiianas no. Poi ho fatto carico di stampelle, perché le stampelle non sono mai abbastanza. Io prendo queste qui in legno, non costano niente, 5 di queste 2,30 euro. Sono le stampelle che trovate anche da Ikea, ma costano leggermente di più a Ikea, considerando, ho fatto la somma, diviso le stampelle che vi danno. Sì, sono pazza. E comunque ho preso 3 paia di stampelle, quindi 15 stampelle. Manuel poi ha preso queste qui in velluto. Sono stampelle salva spazio. Vedete quanto sono sottili? Lui ci mette su i pantaloni classici da questa parte, oppure completi. Sono molto molto belle e mi mangio le mani, perché le ho scoperte troppo tardi, altrimenti non avrei mai comprato queste qui, che sono molto più spesse, ingombrano di più e potete comprare meno vestiti. C'erano anche in grigio e in soft opaco, molto belle, però lui le ha prese in velluto e... Okay. Poi ho preso un profumatore per il bagno, questo qui, anche se loro cambiano spessissimo le edizioni dei profumatori. Questo qui è al vanilla e patchouli, ma è buonissimo, raga, veramente stupendo. Troppo buono, troppo 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 buono, e costa 3,50 euro. Ogni volta che vado da Primark ne prendo uno, ce l'ho in tutta casa e... sicuramente non fanno il profumo esagerato come quelli di Zara. Quelli di Zara vi entrano proprio nel naso e vi fanno venire il mal di testa per quanto profumano. Questi profumano, però non sono eccessivi rispetto ai 20 euro che spendete da Zara Home. 3,50 euro non sono niente. Passiamo ai prossimi acquisti random. Io ogni qualvolta che vado al centro commerciale entro da Tiger, la maggior parte delle volte non trovo nulla, però questa volta ho trovato delle cose veramente sfiziose che vedrete poi sul canale, perché le ho prese per le mie fantastiche colazioni. Presto vedrete anche sul canale, ho fatto proprio un video dedicato a tutte le colazioni, così spoiler. E ho preso questo cosino qui, che veniva, non c'è scritto il prezzo, mi sa tipo 3 euro, sì, 2 euro 3 euro, in vetro. È un barattolo dove posso metterci, non lo so, il porridge, qualsiasi cosa. Ha il tappo in sughero per conservarlo all'interno del frigo. Voi sapete che la maggior parte delle mie colazioni sono pronte la sera prima per poi mangiare il giorno dopo. Poi c'è questo cucchiaino che è favoloso, probabilmente non lo utilizzerò, però per fare un po' la colazione aesthetics figa ci stava. E niente, ne ho preso uno, anche perché Manel non fa mai colazione con me, mangia sempre o yogurt greco con semi, banana e roba varia, oppure il mega pancake. Vi ho registrato tante volte la ricetta, se lo prepara lui da solo la sera, mentre io mi preparo tutte le cose sfiziosine. Ma perché io mi annoio di mangiare sempre le stesse cose, lui no, non so come faccia. Tipo lui mangerebbe ogni sera il pollo, io potrei morire a mangiare ogni giorno il pollo, a parte questo. E ho preso poi questo mini tagliere, che utilizzerò sempre come base d'appoggio per le mie colazioni, per fare magari qualche foto, qualche Instagram stories, o semplicemente quando vengono gli ospiti da mettere, o tre ciotoline bianche da mettere su per le salse. Comunque un passepartout c'era sia di questa dimensione, che era la più piccola, che un pochino più grande, e anche questo mi sa che veniva intorno ai 3 euro. 30 cm per 12 cm e mezzo, quindi diciamo un pochino più grande di una mano, mi piace troppo. Ultima cosa che ho preso, che mi servirà per le vacanze che in questo preciso istante sto facendo, perché quando uscirà questo video io sarò in vacanza, è una mini spazzola con il manico.
con i denti abbastanza larghi da portare al mare. Entra in una mano. Bellissima, e l'ho presa perché ho la tipo mini tangle teaser falsa, perché non è tangle teaser, però faccio difficoltà da quando ho i capelli corti a gestire la situazione. Invece con il manico dovrebbe essere più comoda. Non lo so, vi farò sapere sulle Instagram Stories se la sto amando o meno. Costava 1 euro, ho detto vabbè, lo provo. Come ultimo negozio ho fatto tappa da Ikea, ovviamente, semplicemente perché avevo visto online, oddio, pesano tantissimo, che erano tornate le mensole della mia cabina armadio. Finalmente! Se mi seguite da un po', mi lamento forse da inizio anno, sì, probabilmente da inizio anno, ogni volta che vado da Ikea non trovo queste mensole. Ne ho prese due per ampliare la mia scarpiera. Praticamente ho 5 moduli dell'IKEA, 4 dove ho i vestiti e uno dove ho borse e scarpe. Quando feci la cabina armadio, vi parlo ormai di quasi 3 anni fa, ho fatto inserire il numero giusto di mensole, cioè loro mi hanno consigliato il numero standard di mensole, ma avevo dimenticato che io ho una, come si può dire, un'ossessione per le scarpe, quindi ho scarpe ovunque, nascoste in ogni dove della cabina armadio, e mi servivano queste mensole per ampliare, anche perché c'è spazio tra una mensola e l'altra ed è proprio spazio vuoto buttato, cioè proprio non utilizzato, non sfruttato, e cercavo queste mensole. Finalmente sono arrivate e ora da qualche parte, non mi ricordo mai dove, uscirà la clip dove Manel gentilmente ha fatto questo miracolo e mi ha montato le mensole. Il prossimo acquisto è grazie a voi, grazie ai vostri consigli. Chi mi segue da un po' magari conosce il mio secondo bagno perché vi ho registrato l'home tour spezzettato. E nel secondo bagno non c'è una finestra, è un bagno cieco. Io avevo messo delle piantine grasse comprate all'IKEA che mi erano morte, quindi le avevo ricomprate pensando che il problema fossi io. Invece poi sotto nei commenti mi avete detto che, essendo un bagno cieco, senza un minimo di luce, era per questo motivo che morivano le piantine grasse. Quindi le ho tolte da quel bagno, le ho messe in un posto sicuro, sono ancora vive, grazie a voi, e sono rimasta senza piantine dentro quel bagno. Per ora è un bagno completamente spoglio. Quindi all'IKEA ho preso queste qui che sono finte, proprio perché sono uscite due nuove confezioni, queste qui e anche altre confezioni che magari vi lascio qui, confezioni, composizioni. Queste qui le ho già nel primo bagno. Sono comodissime anche perché si attirano la polvere, però le mettete sotto l'acqua corrente, con uno spazzolino vado a lavare la plastica, questa plastica rigida. Le ho riprese così, si chiamano in questo modo, e poi è uscito appunto questo nuovo set, che ha questa piantina grassa lunga, questa un poco a culetto e poi quest'altra. Messe vicine sono così, sono veramente super belle, e finalmente il mio bagno, il mio secondo bagno ha un senso. Ho preso poi delle cose per la cucina, queste spugne per pulire, così, molto molto tranquille. E questo nuovo set di strofinacci per la cucina. L'ultima volta da Epicasa ne avevo presi alcuni, ma non mi sono trovata bene, non mi piaceva il tessuto di quegli strofinacci, non riesco ad aprirli. Quindi li ho dati a mia madre perché erano proprio stepposi. Invece quelli con cui mi trovo bene sono quelli dell'IKEA, e quindi ho detto vabbè, ne prendo altri, sono 100% cotone, però devo vedere sempre che cotone è. Allora, il primo è questo, che è super carino. Poi, pentole e bicchieri sono lì da ieri. Così. Poi pois, e questo è quello che mi ha conquistato, sinceramente. Mi piaceva molto, bianco e nero, sapete che la mia cucina è con i richiami neri. E infine questo proprio basic, classico proprio dell'IKEA, molto molto carini, speriamo, speriamo che sono buoni. Comunque poi ho preso una ciotola trasparente,
questa qui, io comunque sotto nell'info box vi lascio i codici dell'IKEA perché ogni volta poi mi fate la domanda, quindi sotto nell'info box troverete tutto. Ho preso questa qui, non quella tonda, che già ne ho 4, dove mi trovo molto bene per l'insalata, ma per tipo mischiare la crema o gli albumi non mi trovo bene perché mi rimane in fondo dove c'è proprio la parte concava. E ho preso questa qui che è una classica ciotola con la parte piatta sotto, così si vede, sì, vedete, piatta, invece le altre sono tonde. Siamo giunti al termine del video, mi rendo conto che questa volta è stato veramente un video con acquisti random, però magari utili per qualcuno. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi! Vai bombo! Ciao ragazze!